Ciao a tutti ragazzi, sono Animista Forever e questa è la nuova... Ma no, perché in creative? Oddio! Vabbè, ragazzi, questa è la nuova puntata di Minecraft. Ragazzi, non fate casino! Questa è la nuova puntata di Minecraft. Allora, adesso mi prendo la fornace, perché l'ho distrutta. Io mi ho detto, pure in creative no? Vabbè ragazzi, allora... Raga, non fate casino! Ma sto stronzo mi vuole picchiare. Vabbè, no, merda, ho sbagliato. Vabbè. Allora, ragazzi, allora, volo un attimo al villaggio. Perché ci vado a vivere lì. Solo per fare veloce, raga. Vado a vivere qui e mi devo fare. Mi devo fare una casa. Oppure. Aspetta. Allora. Un posto in cui lagga di meno dovrebbe essere qui. Ecco, sì, io mi sono messo un attimo in creative. Ah, va bene, allora tolgo la creative. Va bene. Allora ragazzi, me la faccio qui la casa. Dove l'ha messa la roba? Io non te la ho finché mi ha fatto. Raga, non fate vabbè, ma arrivo. Perché litigate sempre? No, figlio, aspetta, te la lancio. Carbone, coretta d'oro. Che cazzo c'avevi? Carota, patata. C'avevo l'elmo, le 51 patate. Vabbè, 63 vanno bene. Cactus, la scodella, le torce. Ah, okay, ci sono anche le mie da quelle. Le torce, la spada, il piccone, la pala. L'ascia, mi pare. Cosa stai facendo? Torce. Sto tagliando tutta la roba che. Guarda che io sto registrando ancora. LOL. Non gliela posso dare. Certo. Ok, cartello. No, guarda, non sono i creativi. Oh, mica è finito, c'avevo la spada. No, la spada mi si è rotta. Allora, io la costruisco un po' alla cavolo. In lights, he just wants to be heard, whether it's the beat of the mic. He feels so unlike everybody else, alone, in spite of the fact that some people still think that they know. But no, he knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, Tox picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even him starstruck. Humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects. Never asking for someone's help, but to get some respect. He's only focused on what he wrote, his will is beyond reach. And now it all unfolds, the skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man, why you had the stupidest verses? Dude, it's the truth, now everybody giving them guest spots. His stocks through the roof, I heard him with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. They call him Ryu, he's sick and he's spitting fire and Mike. Got him out the dryer, he's hot, found him in Fort Minor with top. But a nihilist porcupine, he's a the type women wanna be within. Rappers hope he gets 8 years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with Shinoda's taking over the globe. He's got a partner in crime, his is equally dope. You won't believe the kind of that comes out of this kid's throat. Top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it giving that birth or does it stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line.
shine, and I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those other fellas he runs with, the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. Yeah. Fort Minor, M. Shinoda, Styles of Beyond, Ryu, Top. Che ti sembrerà impossibile.
facile, ma ripensandoci un po' su non era poi così difficile. Ore passate tra sei fantasie e zero realtà, io non capisco e non mi va. Tra me e te io voglio solo verità. Io voglio amare te, ma non importa, quello che cerco è già realtà, e California stai fissa. Non posso stare qui senza far nulla, vorrei volare insieme a te per ritornare a ridere. Sereno il cuore avanti guarderà. Si chiama fantasia, quella che aiuta a dar di più. Le idee distorte del futuro erano dure da mandar giù. Daniele mi ha tirato su, adesso son cresciuto e così sto bene. Insieme a lui valgo di più, io sarò io e tu resterai tu. Io voglio amare te, ma non importa, quello che cerco è già realtà, e California stai fissa. Non posso stare qui. Ok, allora io mi faccio un'altra porta. Aspetta, te ne damo noi. Sì, noi ne abbiamo tante. Vabbè, dai, ormai l'ho fatta. E questa le dobbiamo buttare, ne abbiamo tre. Lol. Questa è l'uscita da retro. Ok, vediamo come sta qui. Ok, 16 di vetro. Carbone sta finendo intanto. Cibo ce l'ho. Davix, dopo la roba me la lasci, tipo me la lasci in una chest, mattoni? Sì. Ah, le faccio direttamente i mattoni? No, no, il mattone è il mattone, lasciamelo nella chest. Cioè, se vuoi me li fai tu, l'importante è che capito. Ok, ho finito il vetro. Allora facciamo una cosa, io adesso stopperei la puntata. Direi che come casa un posto va bene perché lagga di meno. Abbiamo la giungla vicino. Voi dove la fate la casa? Io non la sto cercando qualcosa. Io sto utilizzando questa qui momentanea. Ah sì, ok. No, io invece sono qui vicino al villaggio, così fanno compagnia a Kissy. Vaffanculo. Ma io sto registrando. Cazzo, sto registrando, vaffanculo. Lol. Ma registro davvero. Oh mio Dio. Vabbè ragazzi, io sto per la puntata. Danny mi sta a fare aver tutto. Da LOL che è tutto. Salutate. Ciao pure da Dan. Diciamo grazie a Super Devix, a LOLka che ci fanno compagnia in questa serie. E vabbè, Danny mi sta a fare aver tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, volevo mostrarvi questa piramide che ho appena trovato. Appena trovato, un secondo fa. Volete venire? Tippatevi. E io già ci sono andato, già lo... che abbiamo fatto tutto. Come? Ci siete già andati? Sì. Ma allora, porca di quella trota. Ah sì, giusto. Ma io scendo, anche se ho paura. Oddio! Porca trota! Oddio! Porca trota! Uno zombie di merda! Aspetta, l'ho rotta, uno zombie di merda! Anche dall'altra parte c'è un altro. Vaffanculo, va. Vaffanculo, va. Vaffanculo, va. Ma vaffanculo, va. Ma io me ne vado da sto posto. Raga, venite un attimo. Che spavento. La TNT, ninja. Dai, chi rompe le palle ai miei villager, gli apro il culo. Sì.